Mister, terzo test stagionale, altra vittoria. Che partita è stata qui a Molfetta? No, ma intanto è stato un buon test e volevamo vedere alcune cose che abbiamo visto. La squadra si è impegnata abbastanza bene, ha avuto qualche momento di difficoltà che ci vuole. Come detto anche precedentemente, deve imparare a soffrire, perché sarà un campionato comunque in cui ci saranno momenti in cui si dovrà soffrire, non devono essere pronti a questo. Visto le buone trame di gioco, abbiamo fatto tante cose che stiamo provando in allenamento. Abbiamo avuto una squadra di fronte coriacea che è organizzata, quindi è stata una partita vera. E diciamo che possiamo andare allo step successivo, naturalmente guardando tutte quelle che sono le cose che diciamo sono andate meno bene, e continuiamo a lavorare. Mister, il Foggia segna e soprattutto non prende gol. Come valuta le due fasi, quella offensiva e quella difensiva della sua squadra? Devo dire la verità che stiamo lavorando molto sulla fase di non possesso. E quando parlo della fase di non possesso parlo non della fase difensiva e basta, intesa come linea difensiva, ma intesa come lavoro di gruppo, lavoro totale della squadra nella fase di non possesso, che deve fare un determinato tipo di lavoro, deve essere brava a gestire situazioni anche, come ho detto prima, di difficoltà. Soprattutto quando i compagni vengono superati, quindi tollerare anche qualche errore del compagno, lavorare un po' su questi concetti base, che sono per me proprio la base di quello che deve essere il gioco del calcio nella fase di non possesso. Abbiamo lavorato anche sulla fase di possesso, ho visto molte cose buone, molte cose che volevo vedere, sono soddisfatto, ma c'è tanto, tanto ancora da fare.